Dolore mi attado il tiadorero ti attado ti dolore io, 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 io credo Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, è per te io canterò, io credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, e per te io canterò con tutto il cuore. Ebbene, anche stasera siamo insieme ed è una bellissima occasione e non c'è amore che basta per il Signore, per quello che gli ha fatto per noi. Ma pensa per un attimo: lui parte, va verso Gerusalemme e dice, Io devo andare a salvare a me, cioè lungo la strada, parte deciso che arriverà, dice, Io devo andare a. Salvare a Cataldo, lo posso salvare sostituendomi a Lui. Vado, mi faccio crocifiggere e poi gli do la mia giustizia. Una preparazione da quando è nato, vivere una vita santa, consacrato a Dio, preparato l'agnello che veniva preparato per essere offerto al posto mio. A Dio sia la gloria veramente, veramente, veramente. Proprio importante sta cosa. Ebbene, prima che andiamo avanti, stasera abbiamo meno tempo, vogliamo usarlo tutto bene e vogliamo pregare il Signore. Mettiti insieme con me, col cuore. Dai, andiamo al Signore. Signore ti ringraziamo che ci dai la possibilità di venire a te perché ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire e vogliamo col tuo aiuto comprendere, sì, per amore del tuo nome, facci comprendere il significato di quello che tu hai fatto perché abbiamo bisogno che ce lo riveli tu perché se no noi vediamo un crocifisso e non sappiamo neppure perché. Cioè sottovalutiamo, aiutaci, rivelaci al nostro, rivelaci al cuore quello che tu hai fatto per noi in vista dell'eternità. Fallo Signore, per amore del tuo nome te lo chiediamo. Spirito Santo, influenzaci perché sei tu che lo devi fare, sì, influenzaci tutti insieme, io che parlo la sorella che ascolta, il fratello che siamo insieme, il passante per caso, Signore, ti chiediamo, fa che lo Spirito Santo ci possa rivelare stasera quello che hai fatto per ognuno di noi. Aiutaci, Spirito Santo, influenzaci, per amore di Gesù te lo chiediamo. Alleluia, amen, amen, amen. Il messaggio di stasera è passa qua. Io lo traduco a modo mio, ma vuol dire proprio questo. Passa qua. Diciamo che vediamo Dio che dice al suo popolo: da questo momento partite insieme con me. Passa qua. L'Egitto è finito, è finita la schiavitù. Sono finiti i regolamenti dell'Egitto, sono finite le leggi di Egitto, è finita l'idolatria, è finito tutto, passa qua, adesso passi sotto la mia giurisdizione. Sono io che mi faccio carico di portarti fino nella terra promessa. Passa qua, preparati, mettiti in cammino e non ti fermare. Proprio un'immagine bellissima, passa qua, e fai in fretta. Leggiamolo insieme in Esodo capitolo 12 verso 11. Leggiamo insieme. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. Mangiato in fretta è la pasqua del Signore. <ride> si proclama che lasciano l'Egitto, le regole sono chiare. Mangiate in fretta. Quando ordina di lasciare, è la pasqua del Signore, dice. Cioè, la morte di Cristo ha glorificato Dio. Più leggiamo la parola di Dio, è più chiaro è che è tipificato Cristo l'agnello di Dio. Noi quando leggiamo nella parola del Signore questi fatti poi li guardiamo nel nuovo patto e troviamo che quello che veniva fatto figurativamente per farci comprendere, è stato tutto adempito in Cristo, il Figlio di Dio. Quello che ho detto che è nato, si è consacrato tutta la vita, si è preparato per essere crocifisso, come dice in Isaia 53, 4 e 5. Una preparazione fin dall'eternità, quando è venuto come Dio in altra forma in mezzo a noi, si è preparato per fare una cosa speciale per me e per te. Leggiamolo 53, 4 e 5. Una preparazione fin dall'eternità. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi... Lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, invece egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, strongato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ora la Pasqua. Quando andiamo nel Nuovo Testamento, in Primo Corinzi 5,7, troviamo che Cristo è la nostra Pasqua. Leggiamolo insieme. Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra passa qua, cioè Cristo, è stata immolata. Cristo è stato sacrificato come l'agnello è stato immolato quando lo hanno offerto per partire. Quell'agnello ha dato il nutrimento per camminare. Loro dovevano essere pronti, mangiare e poi partire, lasciare l'Egitto e camminare con il Signore, la Pasqua del Signore adesso sotto il Signore, non più sotto Faraone, sotto il Signore, non più sotto i negrieri, ma a guidati da Mosè, servo del Signore. Leggiamo, Cristo è la nostra Pasqua. Egli è la nostra Pasqua perché è la Pasqua del Signore. Non è, la nostra, diventa nostra perché lui si dà a noi. Quando noi l'agnello preparato, quando noi lo mangiamo, diventa nostro perché si è dato per noi e ci dà forza per camminare nel senso spirituale. È la Pasqua del Signore. Leggiamo il verso 13 del capitolo 12 dice il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto cioè lo sviluppo e l'importanza del sacrificio cioè il sostituto. Dio già aveva cominciato questo con Abramo, l'agnello che si sostituì per far vivere Abra il figlio di Abramo, Isacco, e per poi avere la progenie, perché senza di Isacco che progenie c'era? Finiva tutto alla morte di Abramo. Leggiamo in l'inizio del sacrificio. Come viene ordinato. In Esodo 24, 5, leggiamo dal 5 al 7: Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore, un modo di adorare. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Che bello. E poi, per completare, ne asperse il popolo, cioè, Guarda un poco, lui lesse, adesso facciamo tutto quello che il Signore ha detto. Siamo partiti, stiamo camminando. La Pasqua del Signore, noi siamo in viaggio adesso col Signore. Questa è la legge del Signore. E noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Prese il sangue e lo versò sul popolo per dire che il patto è fatto. Leggiamo il verso 8. il popolo aveva accettato ciò che aveva detto Mosè. Allora Mosè prese il sangue, ne ha sperso il popolo e disse: "Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Ecco il patto di sangue". Cioè per vita, per morte avete ascoltato la parola del Signore. Ora questo è il patto che lo confermiamo con il sangue dell'agnello. Ora siete d'accordo ed ecco che firmiamo il patto col sangue. Vi riverso il sangue addosso. Signore aiutaci. Che il popolo aveva accettato e ubbidito. Diciamo che poi nel Nuovo Testamento abbiamo altre immagini che ci aiutano a comprendere. Compresero che quel sangue era il sangue del patto e che quel sangue li purificava per avere comunione con Dio. Gesù, simbolicamente, Prima di dare la sua vita come prezzo di riscatto, prese una bacinella di acqua, si cinse e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Quando arrivò a Pietro, Pietro disse: No, a me non mi lavi, non ci pensare proprio, ma manco se mi paghi, manco se mi preghi per tutta l'eternità. Tu mi lavi i piedi, maestro, non ci pensare proprio. Gesù prese l'acqua, la bacinella, ma non era l'acqua che purificava Pietro, era il simbolo di quello che Gesù stava facendo. Leggiamo in Giovanni capitolo 13, verso 8: Quando Pietro comprese quello che Gesù stava facendo, perché Gesù sapeva quello che stava facendo, ma Pietro non aveva compreso. Leggiamo il verso 8 del capitolo 13. Dice, Pietro gli disse, non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Quando capì Pietro disse: Lavami tutto. Abbiamo pregato, quando ho pregato prima, se tu hai ascoltato, io spero che tu ascolti e partecipi. Ho detto: Signore, se tu non ci riveli la tua parola, noi non comprendiamo niente. Perché il messaggio vivificato di Cristo fece comprendere a Pietro che quello che Gesù stava facendo parlava simbolicamente dell'avacro dei peccati, della purificazione dell'anima, non era l'acqua. Ecco che quando noi stiamo con Gesù, lui ci dà il significato delle cose. E noi comprendiamo i misteri del regno dei cieli. Perciò è importante che abbiamo bisogno dello Spirito Santo, il vicario di Cristo, che quando noi leggiamo o ascoltiamo, lui ci rivela il significato profondo, spirituale. E comprendiamo. Infatti nel verso 9, Pietro comprese. Leggiamolo insieme. Signore, ti preghiamo, rivelaci stasera quello che tu vuoi dire ai nostri cuori. Leggiamo. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Eccoci qua. Egli prima non riusciva a vedere che il gesto e la purificazione... Spirituale, era spirituale, e che Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato, ci purifica. Infatti, in primo, primo Giovanni, capitolo 1, verso 7, fu chiaro per Pietro che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. I simboli diventano chiari, non è il prodotto in sé, non è l'acqua che lava i peccati, e neppure quello che stava facendo Gesù in realtà, ma è il simbolo che parla più profondamente perché la natura è spirituale. E lì prima non riusciva a vedere che il gesto è che la purificazione, la purificazione spirituale è che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato e ci purifica. Infatti dopo la morte è più chiaro, Giovanni, guidato dallo Spirito Santo, dice noi siamo purificati dal sangue di Cristo. Leggiamolo insieme. Primo 1 Giovanni 1,7. Ma se camminiamo nella luce, quando cominciamo a camminare con il Signore, la sua luce fa luce alla parola, la parola diventa luce e ci fa comprendere i misteri del regno di Dio e anche i simboli ci parlano, come Egli è nella luce. Allora abbiamo comunione tra di noi. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Perché prima si facevano vitelli, tori, agnelli, ma quelli erano simbolici. In Ebrei capitolo 9 verso 13 ci dice che venivano fatti simbolicamente perché ci doveva venire quello puro, quello perfetto per purificare i nostri peccati. Leggiamo il verso 13 del capitolo 9 degli ebrei. Dice così? Leggiamo. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne. Leggiamo il verso 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza, purificherà il nostro cuore dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il sangue di Cristo non fa riferimento al fluido ematico rosso in sé. Come dicono il sangue di San Gennaro, che non bleffa, è una roba chimica, non è esistito manco San Gennaro, scusa, scusa, no, senza scusa. Non ci sono fatti storici che San Gennaro sia esistito. È un inganno del popolo, il diavolo che ci distraghi, vai a fare una ricerca. San Gennaro non è mai esistito, è un accaparramento così. Come la reliquia di San Biagio che festeggiano a Maratea, ma non ha la reliquia, ha detto un prete un giorno dopo che sono andati con un autobus per vedere, ha detto guardate che questo forse possono essere anche le ossa d'un cane, perché non abbiamo storia, solo che noi Crediamo che sono le reliquie di sabbiaggio. Pensa tu che cosa crede la Chiesa romana? Quando parliamo di reliquie ci mette qualcosa lì e poi noi andiamo e... Ma che stiamo dicendo? Scherziamo, ma stiamo scherzando, Signore, aiutaci. Il sangue di Cristo non fa riferimento al fluido ematico rosso. Come l'acqua che lavava i piedi a Pietro, non era l'acqua che purificava la coscienza, ma era il simbolo, era l'espressione, era ciò che dietro significava. Ma all'intera opera svolta per noi alla croce, che lo Spirito Santo è eterno, come abbiamo letto, lo Spirito Santo vale a dire una vita senza fine eterna. Rileggiamo che lì c'è lo Spirito Eterno, che è lo Spirito Santo, guardiamo. È lo Spirito Santo che inietta la vita eterna nella nostra vita, che mediante lo Spirito Eterno, perché Cristo è l'Eterno Signore, offrì se stesso, che vale per tutta l'eternità di quanti, quanti ne nascono sul pianeta Terra puro di ogni colpa, Dio purifica la nostra coscienza. Cioè lo Spirito Eterno vuol dire lo Spirito Santo, vale a dire una vita senza fine, eterna, che Egli inietta nella nostra vita quando noi andiamo in fede a Lui, sentiamo la purificazione della nostra anima, della nostra coscienza, della vita nuova dello Spirito che inizia e dà vita al nostro cuore, come quando... Dio soffiò in quel pezzo di terra nel giardino dell'Eden e si mise a camminare. Adamo, così camminiamo noi nelle vie del Signore quando lo Spirito è santo, lo Spirito eterno che noi vogliamo essere purificati dal sangue di Cristo. Con il desiderio di essere purificati andiamo a Cristo, Cristo ci purifica e lo Spirito Eterno si riversa nel nostro Spirito, si incrocia con il nostro Spirito, soffia nel nostro Spirito, si attiva e noi cominciamo a camminare nelle vie del Signore, cominciamo a camminare verso la terra promessa, verso il cielo. <ride> Gloria sia resa a Dio. E tutto questo, tutto fatto da Cristo. Noi dunque dobbiamo solo camminare con Lui. Esattamente come quando partì il popolo e passò dalla parte di Dio, passa qua. Da quel momento doveva solo camminare con Dio, perché aveva la nuvola. E dove c'era la nuvola, c'era la manna. Dove c'era la nuvola, Dio portava la roccia dietro e c'era l'acqua. Dove c'era la nuvola, c'era la presenza di Dio. Se si allontanavano dalla nuvola, restavano senza manna, non potevano mangiare, morivano. Questi simboli ci fanno comprendere che quando noi partiamo, Dobbiamo camminare col Signore. È Lui che ha preparato tutto e ci porta a destinazione. Noi dobbiamo seguire. Abbiamo letto in Esodo 12, 11. Leggiamolo un'altra volta. Ci dice proprio che noi dobbiamo essere pronti a camminare con il Signore. Non ci dobbiamo dormire sopra. Leggiamo insieme. Mangiatelo in questa maniera: con i vostri fianchi cinti, cioè pronti per partire per camminare adesso con Dio, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta e la Pasqua del Signore. Bene, dopodiché dovevano solo camminare col Signore. Nello stesso capitolo troviamo che non si dovevano fermare. Ormai l'Egitto stava dietro. Avevano cominciato il cammino, dovevano solo perseverare nel cammino al ritmo di Dio, al passo di Dio diremmo. Guardiamo come lungo il cammino, nei versi del capitolo 12, troviamo come dovevano camminare. Leggiamo nel verso 13. Dice, il sangue dunque vi servirà sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Ora, col nuovo cammino con Dio, c'è la protezione completa. Siamo protetti dal sangue dell'agnello messo sulla porta del nostro cuore dove il nemico non può più penetrare perché c'è Dio che sorveglia sulla nostra vita. Guardiamo il verso 21. Dice Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua, cioè l'unico metodo per andare avanti che dovevano mantenere la pulizia della loro vita era da offrire il sangue per essere purificati. Noi quanto veniamo meno nel nostro cammino, dobbiamo invocare il sangue di Cristo che ci purifichi, ci perdoni e ci dia la vita spirituale, lo Spirito Santo, che presiede nel nostro cuore, che risiede dentro di noi. Leggiamo il verso 27. Risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò, cioè, man mano che camminiamo col Signore. Noi facciamo esperienze con Dio. La nostra testimonianza del cammino con Dio porta benessere nella nostra vita. Noi man mano che camminiamo dobbiamo testimoniare delle opere che il Signore fa in nostro favore perché ora col Signore le cose sono cambiate e noi dobbiamo camminare e testimoniare che ora siamo del Signore. Leggiamo il verso 27, lo abbiamo letto, sì abbiamo letto il 27. Risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale ha fatto tante, tante opere potenti nella nostra vita. Dobbiamo raccontare quello che ha fatto il Signore nella nostra vita man mano che camminiamo con Lui. Leggiamo il verso 43 nello stesso capitolo, dice così. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne, questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi. Beh, potevano, ma più avanti dice... Uno straniero che desidera poter mangiare la Pasqua del Signore deve stare con il popolo d'Israele, doveva camminare con loro, doveva fare la circoncisione secondo Dio aveva ordinato e poi poteva nutrirsi della Pasqua del Signore essere lavato, purificato e perdonato. Che cosa vuole dire per noi? Noi nel momento che cominciamo a camminare con il Signore, dobbiamo far parte del popolo di Dio, camminare col popolo di Dio, onorare il Signore e poi non più la circoncisione, ma il battesimo inserita a pieno titolo nella Chiesa del Signore. La Chiesa non è il locale, la Chiesa sono quelle persone che hanno scelto di camminare con il Signore, noi ubidiamo al Signore, ci battezziamo nell'acqua come morire alla vecchia vita e camminare in novità di vita con il popolo di Dio, con la famiglia di Dio che è la Chiesa su questa terra. Abbiamo letto nel capitolo 12 verso 11 che dovevano partire e camminare e muoversi in fretta. Cioè essere svegli non dobbiamo camminare, ah, dove no, non ho voglia di camminare, ah, non mi dire di camminare, non ce la faccio. La stessa ammonizione è per noi. Dobbiamo fare passi di ubbidienza e camminare perché anche noi dobbiamo entrare. La nostra decisione di camminare con Dio ci porta non in Canaan ma nella Canaan celeste. Andiamo verso il rapimento perché il Signore ritorna e ci porta con sé. In primo Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 13, leggiamo. Tutto questo dice, fratello, sorella, non vogliamo che tu sia nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, quelli che sono già morti, affinché tu non sia triste come gli altri che non hanno speranza, noi credenti. Abbiamo una speranza viva prodotta dallo Spirito eterno di Dio. Leggiamo il verso 14. Infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò ed è risuscitato perché noi siamo nati di nuovo in virtù dell'opera che gli ha fatto per noi, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui tutti quelli che già si sono addormentati, cioè tutti quelli che non sono insieme con noi, i nostri padri nella fede, i nostri parenti. Continuiamo, che sorte abbiamo noi credenti nel Signore? Leggiamo fino al verso 18. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà i nostri cari che si sono addormentati nel Signore. Perciò nessuna disperazione, perché Sore, tu lo incontrerai a tuo marito, frate, tu incontrerai a tua moglie, a tuo figlio, a tua figlia, a tua madre. Signore, grazie, perché questa è la verità di Dio. Verso 15 dice, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Dio l'ha detto, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E qui abbiamo un artista che ha fatto un bellissimo quadro. E così saremo sempre con il Signore. Questo è il nostro traguardo. Le guardiamo un poco per cortesia, quella immagine di quel pittore che ha fatto là il rapimento. Noi abbiamo una festa davanti a noi, le tombe si apriranno. Il Signore viene per prenderci. Noi man mano siamo selezionati dagli angeli per passare oltre e regnare insieme con il Signore per tutta l'eternità. Alleluia, alleluia, alleluia. Leggiamo il verso 18. Quale consolazione. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Noi siamo del Signore. Ora, tutto questo il Signore ci ha parlato con molta chiarezza. La parola passa qua. Vuoi tu passare dalla parte di Dio? È facile che sei proprio vicino ad un passo, ma ti trattieni. Hai mille perplessità, non sai che devi decidere, ci sono tante religioni non so qual è la migliore o oh, lasciami restare come sono, non ho voglia di camminare, ma no. Il Signore stasera con molta chiarezza ti ha fatto comprendere che se tu fai un passo di fede verso di Lui, è Lui che prende cura di te, perché adesso sei senza Dio e senza speranza. Il Signore ti vuole far fare un passo di fede per iniziare un cammino insieme con il Signore. La domanda è, vuoi fare questo passo di fede stasera? Di cominciare un cammino con il Signore. Il Signore stasera sta dicendo a te, passa qua, <ride> passa dalla mia parte. Da questo momento che tu decidi, io ti accompagno fino a destinazione e poi ti vengo a prendere e ti porto con me se tu sei senza Dio e senza speranza. Una proposta meglio di questa dove la trovi per la tua esistenza? Solo in Dio perché questo è il progetto di Dio per te. Questo non è qualcosa che si sono inventati gli uomini, questo è il progetto di Dio per la tua vita, per la tua salvezza e per l'eternità. È facile che tu sei proprio un passo, passa dalla parte di Dio stasera. Che cosa devo fare, dirai tu? Beh, è come dire, ti devi nutrire dell'agnello. Chi è l'agnello? È Gesù. Ma non è carne e sangue, tu lo devi desiderare nella tua vita, nella tua coscienza, nel tuo essere, perché lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato dalla tua vita e inietta lo Spirito eterno dentro di te, lo Spirito Santo che è lui che lo riporta nella tua vita. Basta un passo di fede, passa qua e comincia il tuo cammino con Dio questa sera. Vuoi fare questo passo di fede? È semplice. Non ti devi muovere da dove sei fisicamente, devi muoverti col cuore e con i sentimenti verso Dio. Io voglio pregare insieme con te, ti voglio presentare al Signore come suo servo. Ti voglio dire sorella, ti voglio dire fratello, un invito più grande di questo, in tutto l'universo non esiste. Il Signore stasera lo sta facendo a te. Passa qua, cominci un cammino con Dio, con il Signore Ges Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per liberare te dalla morte eterna. Vogliamo andare a Lui? Prega insieme con me. Dove sei? È un atto di fede e di volontà di iniziare un cammino con Lui. Se desideri, io voglio pregare con te, mi voglio accordare con te. La parola del Signore dice, se due si accordano, il Padre risponde, esprimi la tua fede, il tuo passo di fede. Alza la tua mano verso la televisione. Se hai l'iPhone che stai guardando, metti la tua mano così, di Signore, io ho bisogno proprio di questo. Io voglio iniziare stasera, voglio passare dalla tua parte. Però io ho tutto il passato. E il Signore dice, io allontanerò i tuoi peccati quando è lontano il levante dal ponente. Io li getterò in fondo al mare e non verranno mai più a galla, perché Gesù ha pagato il prezzo del riscatto totale per te. E questa sera ti dice, passa qua, fai questo passo di fede, dai, andiamo al Signore insieme. Non ci pensare due volte, fai un passo di fede verso il Signore. Un'offerta come questa non ti è stata mai fatta nella vita e non ce n'è un'altra meglio di questa stasera. Il Signore sta passando davanti alla tua coscienza, sta parlando al tuo cuore. Egli non passa fisicamente, passa attraverso lo Spirito Santo che ti convince e dice questa è la vita eterna, che accettino, me dice Gesù. Ricevi Gesù nel tuo cuore e comincia questo cammino stasera. Voglio pregare insieme con te, ti voglio bene, fai questo passo di fede, ti voglio bene nel Signore, è un invito che forse non lo, non lo avrai mai più nella tua vita, non farti sfuggire l'occasione. Voglio pregare insieme con te, preghiamo, chiudi gli occhi e di Signore, grazie che questa sera... Hai parlato al mio cuore. Io voglio fare questo passo di fede. Ti voglio ricevere nell'amore. Mia vita. Ti chiedo, perdonami. Diglielo col cuore. Ti chiedo, Signore, perdonami, dillo. Anche sottovoce. Lui lo sa. Ho bisogno di te, Signore. Perdonami. Lavami. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, è lui che ti lava. Egli simbolicamente stava lavando Pietro per far comprendere a te che hai parte con lui. Quando lui ti lava, digli col cuore, dillo ad alta voce, sottovoce: lavami, Signore, riempimi dello Spirito eterno, riempimi dello Spirito Santo. E accompagnami a destinazione. Ti voglio incontrare, voglio stasera cominciare a camminare con te. Alleluia, gloria al Signore. Benedetto sia il Signore. Alleluia, ringrazialo col cuore. Perché per la fede in quello che lui ha fatto e per la fede in quello che egli ha detto al tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, tu puoi gioire nella sua presenza, lo puoi ringraziare perché lo Spirito Santo ti sta facendo comprendere che Cristo ha fatto tutto per te. Tu devi fare solo questo passo, dovevi fare solo questo passo di fede che hai fatto per riconoscerlo. Come colui che è il tuo Signore, il tuo Salvatore. Signore, grazie, grazie, grazie per quello che hai fatto nella sorella questa sera, per quello che hai fatto nel fratello stasera. Ti vogliamo benedire insieme, Signore. Sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore, grazie l'opera di salvezza che tu hai rilasciato nel cuore della sorella, nel cuore del fratello che sente la sua vita gioiosa perché la presenza dello Spirito Santo sta avvolgendo i suoi sentimenti per confermargli che l'Evangelo è verità, che tu hai fatto veramente questa opera in suo favore. Santa. Grazie Signore per quello che hai fatto. Nel cuore di questa sorella, stasera, nel cuore di questo fratello. Accompagnala, signore, accompagnalo fino a destinazione gloria si è resa a te grazie signore grazie 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 tu sei speciale oh shakamassanda gloria a te signore grazie 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 per quello che tu hai fatto stasera hai redento quest'anima gli hai fatto sentire la gioia della tua presenza signore se era quasi appassita se era senza speranza tu hai messo una speranza nuova nella sua vita, proiettandogli il cielo, l'eternità insieme con te. Grazie Signore, grazie Signore. Amen, amen, amen. Ebbene, prendi nota dove abbiamo letto, così se c'è qualche verso che vuoi andare a rileggerlo, lo Spirito Santo ti dà altre conferme al cuore. Passa qua, dice il Signore, la Pasqua del Signore. Esodo 12,11, Primo Corinzi 5,7, Esodo 12,13, 20, 24, 24 da 5 a 8, Giovanni 13, 8 e 9, 1 Giovanni 1, 7, Ebrei 9,14, Esodo 12,13, 12,21, 12,27, 12.43. Primo Tessalonicesi 4 da 13 a 18. Ebbene, anche stasera il Signore ci ha parlato. A Dio sia la gloria. Ci vediamo domattina a Dio piacendo alle 10:30 per la solita visita pastorale. Buona continuazione. Dio ti benedica, pace a domani. Dio piacendo.